Salve a tutti, nuovamente bentrovati con una nuova lettura. Questa volta ci occupiamo di uno scrittore norvegese, si chiama Justin Gaarder. Il titolo in questione è La ragazza delle arance, edito per Thea. Il libro è molto, molto profondo. Si tratta di una lettera che il padre scrive al figlio e che il figlio leggerà solamente quando il padre non ci sarà più. È una scrittura piuttosto originale, un tema molto toccante, perché il padre purtroppo muore e dopo, appunto, a distanza di 11 anni della sua morte, il figlio riceve questa lettera. Nella lettera viene raccontata la storia d'amore di lui con una ragazza che soltanto alla fine si scoprirà chi è. E diciamo che si vive una sorta di storia parallela tra la vita, appunto, del padre e la vita del figlio. Abbiamo a che fare con un racconto molto toccante, dove emergono i sentimenti per la vita, dove viene fuori la grinta di vivere, ma la sconfitta anche della morte che viene da un momento all'altro. Infatti, da filo conduttore a questa trama fa la frase del poeta danese Pitein, che dice: coloro che non sanno vivere ora non vivranno mai. Ciò significa che bisogna, in un momento particolarmente tragico della propria vita, bisogna prendere in mano le redini, appunto, della propria esistenza e condurli fino alla fine, perché solamente così si ha la possibilità sia di vivere e sia di combattere fino a quando il tempo è per noi è già finito. E lo scopo della lettera che il padre scrive al ragazzo è proprio quello di, innanzitutto, porre una domanda al figlio. Malgrado questo ragazzo sia abbastanza giovane, perché appunto ha circa 14-15 anni, egli deve rispondere a una domanda un po' particolare, che è quella che se un giorno, cioè se tu dovessi sapere che vieni al mondo e che nello stesso tempo devi andare via e non sai per quanto tempo puoi rimanere in questo mondo, vivresti lo stesso, cioè sceglieresti lo stesso di vivere? Questa è una domanda che lo scrittore pone un po' a tutto il pubblico, soprattutto a chi lo legge. Infatti il fruitore si immedesima molto bene nel racconto di questa lettera, è come se fosse indirizzata a ognuno di noi. E la domanda viene posta a ognuno di noi. In effetti è abbastanza duro riuscire ad avere il coraggio di rispondere, in quanto tutti da un lato vogliamo vivere, ma nessuno quasi vuole morire. Ma appunto nel momento in cui si sceglie di farlo, automaticamente viene fuori il traumatico distacco da questo mondo, e a cui effettivamente siamo molto legati. La ragazza delle arance quindi è un racconto che ci prende molto e che ha questa solitudine di vita, ma anche questa voglia di vivere, perché considera la vita una favola e di conseguenza diventa un inno all'esistenza, un inno alle passioni, un inno ai sentimenti che in ogni caso bisogna sempre vivere in tutti gli ambiti, mai rinunciarvi. Al prossimo libro.